Ciao Vincenzo! Come stai Vincenzo? Tutto bene? Ciao Danilo! Ciao Sandro! Ciao Giuliano! Ciao a tutti! Ciao Paolo! Ciao Mnobi! Ciao Salvatore! Come state? Tutto bene? Ciao Alex! Buongiorno a voi! Anzi, la buonasera! Cambiamenti oggi, ieri ho avuto una giornata di pausa dagli streaming. Grazie Vincenzo che stai registrando. Speriamo che funzioni tutto. Mi è dispiaciuto perdere la puntata di Luca Carboni, cavolo. Poi io non ho ricevuto nessuno. Beh, visto che è una cosa abbastanza difficile registrare, probabilmente nessuno ci pensa. O fai screen capture, oppure devi usare altri programmi un po' più delicati, oppure potresti fare lo streaming su OBS, ma insomma, a proposito di OBS. Guardate qui, sempre più complesso. Stiamo preparando una sorpresa per le prossime settimane e con Patrizio stiamo settando tutto in modo da avere la possibilità di avere due, una persona in più o due persone in più che interagiscono con me su OBS per fare beat, interviste, per fare un po' di tutto. E solo che è una follia, cioè più che una follia. Usare l'interfacciarsi con Zoom, ad esempio, bisogna usare dei virtual cables, che non è difficile, ma il problema è poi monitorare i virtual cables in modo che io possa sentire in tempo reale la conversazione di Zoom, oltre che interagire con Pro Tools e il mio microfono. Insomma, come tieni il MacBook è il fisso in studio sincronizzato. Ah, come tieni. No, Richard. Li sincronizzo io, cioè in che senso dici a livello di installazioni? Sono io che installo tutto quello che installo sul computer fisso, lo installo anche sul portatile, non sempre, ma ogni 2 o 3 settimane mi metto e installo tutti i plugin. Perciò, ma il monitor? Il monitor, come vedi, Vincenzo, è il mio monitor vecchio che ho messo su. Che ha le macchie, non so se si nota che ha le macchie qui, vedi, sono delle macchie. E verrà sostituito da un monitor nuovo che dovrebbe arrivare oggi proprio. E fortunatamente, anche se l'ho rotto io, sembra che l'altro me lo sostituiscano o me lo riparino. Perciò va bene, ragazzi. Perciò cambiamenti dello studio alla fine non ce ne sono tanti. C'è solo che sto settando anche questi. Cosa bellissima della Rode, tra l'altro, questo sistema. Ha anche un lavalier esterno. C'è anche un lavalier esterno. Sembra che sponsorizzo, ma non sponsorizzo niente. No, lavoro di più sul fisso adesso. Ho lavorato tanto sul portatile nei primi giorni della quarantena perché non avevo il fisso qui. E questo sistema della Rode Go è fighissimo, vedete? Trasmettitore e ricevitore, ma la figata è che il trasmettitore ha già un microfono all'interno. Perciò te lo puoi nascondere e parlare e sentire molto meglio che il microfono della webcam. È arrivato Fidia! Come stai, Fidia? Ti tiro subito dentro. Eccoci qua. Ospite di oggi è Fidia, amico, conosciuto qui a Los Angeles. Abita a Los Angeles. E forse sarà nel suo studio. Ma che bello! Praticamente era la mia prima live questa in Instagram. La prima e l'ultima dopo averla fatta con me, dopo ti penti e non le fai più, capito? Ma che meraviglia! Sei riuscito ad arrivare in Spettacolo, studio? ragazzi. Come? Sei riuscito ad andare in studio? Bellissimo! Sì, sono qui Ascolta, prima almeno. ancora di dire chi sei o conosce, tanto la terrei super informale, ce lo fai vedere lo studio? Sì. Certo. Aspetta, come te, che devo girare? Allora, giro la Come telecamera. vuoi, sì. Che Aspetta. posto fantastico! Beh, qui diciamo, questa è la parte proprio, parte laboratorio, dove c'è tutta la zona dove insomma si Si crea. realizzano tutte le varie mie follie con tutto il mood board, eccetera, eccetera. Sto andando troppo veloce? La connessione va bene, vero, qui? Benissimo, cioè difficilmente ho visto così bene. Guardate Giuro, le ti social giuro. media, dopo parliamo anche di quello, però che bello. Come le chiamate le social media camera? No. Social media, social security cameras, Social security che cameras. sarebbero, ecco, le vedi? Che fantastiche. Allora, qui c'è Twitter. Queste sono le versioni di pelle perché in realtà le altre non Bellissima, sono bellissima. fortunatamente sold out. Qui invece c'è la, dov'è? Questa è la Instagram
La prima, addirittura, questa l'ho fatta nel... che come vedete c'è lo specchio, perché Lo poi... specchio dentro, Eh sì, bellissimo. per il selfie, no? Ecco, Tutto... ti vedo. Devo fare la foto. Aspetta che faccio la foto. Tac, ti ho fatto la foto. Ho spento il mio Insta. Fatta, No, aspetta. fatto. Fatta? E Sì, bellissimo. quindi sì, qui diciamo, poi c'è tutta la parte che, della zona, chiamiamola Più tipo insomma showroom. galleria, atelier, no? Che condividiamo, siamo io e Cristobal, il mio amico, e diciamo condividiamo lo studio perché è molto grande, e questa parte centrale ci mettiamo un pochettino, ci facciamo, questo è il topolone di legno, tu l'hai visto questo, vero? Tutto, ho visto tutto, bellissimo. E mio figlio l'ha visto, mio figlio di Elia di 6 anni, che ancora si ricorda e ancora ha il regalo che gli hai fatto, la scatola pseudo Ah sì, Happy della Meal. Sì, McDonald's, sì. bellissima. La Ah, tiene e ci mette i giocattoli dentro. qui c'è un'altra po', vedi, sono il totem pole, il Donald Fuck d'oro, questo è social media slavery, siamo tutti un po' schiavi, no, dei social Fantastico. media, e quindi... Però ovviamente adesso siamo in, come possiamo dire, siamo in misura ridotta, perché fondamentalmente non viene nessuno, quindi Certo. è tutto un po' più, diciamo, accatastato. Solitamente quando siamo in una forma un po' più operativa. Ascolta, Fidia, io ti ho conosciuto attraverso un nostro amico comune che è Gali, quando sei stato invitato da lui a sentire i brani del disco che stavamo finendo a Los Angeles, nel mio studio, e da lì, non dico subito, ma quasi subito è nata anche come si dice, una amicizia. Perché? Perché c'è comunque comunità di intenti, nel senso, tu sei un creativo, iper creativo, nel senso che non stai mai fermo, ne pensi mille. Sono un creatino. Sei un creatino? Anch'io sono tantissimo un creatino, soprattutto quando mi trovo da solo con la mia tastierina. Ci dici innanzitutto il tuo collegamento con la musica? Se Il c'è. mio collegamento con la musica penso che è stato addirittura proprio embrionale, perché io, mia madre mi raccontava, insomma, che quando era incinta di me ascoltava George Benn, Bob Marley, quindi lei è stata, entrambi, sia mio padre che mia madre, grandissimi amanti di musica, perché, premetto, sono entrambi artisti, Accademia di Belle Arti, pittori, eccetera, quindi... Questa cosa ovviamente mi ha dato l'opportunità di crescere in una famiglia dove sono stato più o meno sempre supportato. Hanno provato un po' di tutto, ovviamente dalla loro mi hanno sempre più, non sostenuto, però più organicamente portato alla pittura, alle cose più visuali. Certo. Anche se io mi ricordo da piccolino mia madre, chitarra, violino, piano, insomma mi metteva un po' dappertutto. E quindi la musica non l'ho mai approfondita in maniera di studio specifica, eccetera, però è stata sempre, per me è stata sempre una, perché ti Certo. permetto, sono intonato, ho buon orecchio, e quindi credo che lo devo ad un'educazione che ci ho avuto, non diretta, ma Ma suoni anche qualche strumento? Suoni la chitarra, perché mi ricordo di aver visto la strimpello chitarra. un po' la chitarra, adesso sto prendendo delle lezioni di pianoforte, le percussioni più o meno mi ci giostro bene, cioè, avevamo un gruppo hip hop nel 94, 95, Certo. quando eravamo sfigati, quando se facevamo rap eravamo sfigati, no? Eravamo più Quando il rap in tintinnati. Italia era veramente poi sì, quasi da sfigato, no? Negli anni 90, dove c'erano pochissimi picchi come era Neffa, i Guerrieri della Dopa, oppure un tipo di rap che forse dai puristi non era neanche considerato rap, che era quello di Jovanotti all'inizio, che era più, come posso dire, cioè era un pop, no? Cioè, C'era il rap pop di Lorenzo, e poi c'erano parecchie realtà hip hop, ma belle pese. C'era il Ricordo del Certo. Fomento, c'era tutta la scena Certo. di Napoli, c'era la scena di Milano, c'era Bologna. E io facevo rap perché in realtà ero un b-boy, ovvero facevo graffiti, eravamo una crew dove c'era il b-boy, il DJ, l'MC e il breaker. L'unica Fidia cosa che nasce non nelle facevo era il Marche, no? Tu sei breaker. marchigiano, perciò queste cose avvenivano nelle Assolutamente, Marche. Doc. Queste cose arrivavano nelle Marche, sì, arrivavano ovviamente. Io mi ricordo i primi periodi che facevamo i graffiti, Michele era una roba. Oggi tu vai al negozio della Montana Spray, trovi tutto, tutti i tipi di colori, con la copertura che vuoi, con i tappini che ti fanno spesso Certo. largo, sottile,
Io ricordo che come tanti altri, cioè io prendevo i tappini, facevamo le prove, li bucavamo, li trasformavamo per cercare di fare le linee come volevamo noi. Certo. Andavamo da ferramenta a comprare i colori, insomma, non è che ci avevamo i negozi specifici. E la stessa cosa vale per la musica, quindi avevamo uno dei primi Certo, campionatori. sì, la CAI, sì, è stata una CAI o... Credo che fosse la cava, quella ce l'avevamo tutti, insomma, ma proprio all'inizio, perché sennò Ah, forse prendevamo i addirittura il libri. Casio, quello piccolino, la sulla tastiera, dici tu, o era un... o Sì. l'MPC anche, c'è una... Esatto. E prendevamo però la maggior parte, perché erano fortunati chi riusciva a comprare quel. Sennò prendevamo le basi dei, che ne so, Certo. i PMD o piuttosto Wu-Tang Clan, che cioè, avevi il disco, il retro del disco era solo basi. E quindi mettevamo le basi e poi facevamo sti. Scusa, scusa, prima di andare avanti, Fidia è Fidia, il nome ovviamente l'ha dato tuo padre e lo ha dato perché, cioè perché era già, vedeva già il Era uno tuo scultore futuro, greco. Eh certo. sì, cioè era Fidia, era Fidia è stato uno dei più importanti scultori greci Certo. della classica. E Sai che quindi per tanto tempo io pensavo che Fidia fosse un tuo soprannome, o è così bello ed è così diverso che sembra una cosa, un'invenzione artistica, ma forse capito? sarà questa la nostra amicizia, la nostra assonanza, perché Fidi è Canova e quindi No, siamo. sì, è questo in effetti, però Canova, sai, ce ne sono tanti, io Fidia non l'avevo mai, cioè, non so se nelle Marche ci sono tanti Fidia, ma io non l'avevo No, mai sentito come nome, è capito? molto raro. Credo che in Italia siamo veramente pochi. Oggi, ovviamente, un po', sai, la cosa è virale, perché, per esempio, c'è il figlio di un amico di mio padre che è piccolino, cioè avrà 7-8 anni, che 7-8 anni fa. Perché lui aveva conosciuto me, ha chiamato il figlio Fidia. Certo, certo. Se no, in Italia è molto raro. Guarda, io una volta ho fatto una ricerca su Facebook, saremo due o tre persone. A me va alla grande, perché Certo. io Fidia fa Nell'epoca dei schifo. social media in cui essere, capito, il tuo risultato comparire prima è la Fidia, cosa io più ho at importante. Fidia, il mio Instagram, poi ho Instagram dal 2010, Sì. all'inizio Ascolta, dimmi. dopo il periodo graffittaro, cioè come avviene il percorso artistico di Fidia? Cioè, cosa succede Ma dal sai, il Fidia? percorso artistico mio è stato comunque sia ho sempre bazzicato, perché poi ho fatto l'attore in teatro, il clown, un po' con la musica, come ti dicevo, il grafico pubblicitario, il fotografo, e quindi ho provato diverse direzioni. Ho sempre un po' odiato l'arte contemporanea, invece nel 2006, credo, ho fatto un viaggio negli Stati Uniti da New York a Los Angeles, per girare addirittura un documentario, ovviamente autoprodotto, e nel corso d'opera ho incontrato molti artisti e mi sono reso conto che a me l'arte contemporanea non mi dispiaceva per niente. Certo. Perché? Perché era una cosa che potevo fare da solo. Mentre la produzione cinematografica, quindi il documentario, ha bisogno di Certo. vari soggetti, nell'arte contemporanea tu puoi metterti lì da solo e realizzare effettivamente quello che c'è in testa. È Ma difficile coordinare gli altri. Quando tu hai una certa velocità, è difficile trovare delle collaborazioni, perciò soprattutto all'inizio. è proprio nato dal tuo trasferimento a Los Angeles in America, questa passione e applicarsi in maniera più, No, è nato da diciamo... un primo viaggio negli Stati Uniti, poi Ok. dopo sono ritornato in Italia e mi sono focalizzato su quello, ho abbandonato completamente il mondo della grafica, della fotografia, di moda, eccetera, e mi sono messo a fare l'artista e parallelamente ho fatto per 4-5 anni anche il professore, perché ovviamente sì, difficilmente potevo vivere di arte, soprattutto all'inizio. Oggi mi Certo. ritengo ovviamente un privilegiato, una fortuna che in qualche Certo. modo ho costruito tramite la mia carriera, ma artisti contemporanei o plastici che vivono solo di arte non è semplice, insomma, non siamo moltissimi. E perciò, prima dopo quel primo viaggio, e poi cosa ti ha fatto decidere di spostarti qui? Perché ti eri gasato per com'era? Io in realtà sono venuto qui la mia storia è buffa, perché io sono venuto nel 2013 in un passaggio per una residenza mostra che dovevo fare a Rio, in Brasile. E avevo questo periodo intermedio in estate di un paio di mesi, un mese. Conobbi una curatrice a Parigi in una mostra che feci nel 2012, che mi invitò a venire a Los Angeles per propormi delle mostre, delle cose. Certo. Sono venuto nel 2013, maggio 2013, qui in realtà in vacanza.
e ho conosciuto un sacco di persone. Ritornando poi per un mese in Italia, ho conosciuto un gallerista francese che mi ha proposto di venire qui, mi avrebbe sponsorizzato lui. Cosa ti è piaciuto subito? Cosa hai notato subito di differente? Cosa ti è, cosa, c'è qualcosa anche proprio della, non solo dell'America in generale, ma della città di Los Angeles? Ma della città, sai che io nel 2007 quando sono venuto Non ti qui ho detto piaceva? ma per carità, dico, sono arrivato Esatto. qui 7 giorni, dico, ma è enorme, non ci sono punti di riferimento. L'unica cosa che io faccio surf ormai da 25 anni, quindi il surf era una di quelle cose che mi portavano, no, a venire qui. Certo. Però quando sono venuto questa seconda volta con già diciamo, un curriculum d'artista, incontravo la gente, vedeva i miei lavori e diceva Madonna che figata, e quindi mi cominciavano a sostenere da quel punto di Certo. vista lì, pur non conoscendomi. E invece in Italia facevo più fatica, magari la gente mi conosceva, però come ripeto, l'artista contemporaneo, soprattutto ancora di più, forse 10 anni fa, era, sai, era visto in una maniera, era più difficile per me, insomma, poter partire da lì. E invece sono arrivato qua, mi hanno messo subito il tappeto rosso e dico ok, Senti, grazie. il tuo spazio lavorativo, il tuo spazio di lavoro lì, che ci hai già fatto vedere, è bellissimo, ci sono stato, è fantastico. Da quant'è che tu sei lì? Quasi da subito hai trovato quello come workspace, quello in cui sei, o invece ti sei spostato da poco? Io qui sto qui dal 2017, che sono Ok, tre anni. perciò. 3 anni, sì, sono Quanto 3 anni. conta secondo te essere in quella zona di Los Angeles? Per la gente che non sa. Fidia sta nel, come lo definiamo? Art Art District, District, sì, puramente Art Art District. District, cioè in una zona che negli ultimi 5-7 anni ha avuto un'espansione, come posso dire, cioè è diventata la zona dell'arte, degli artisti, studi di registrazione, scultori, pittori, ma anche arti più concettuali. Sono tutti quasi in uno stretch di una via che è Mateo Street. Sono tutti lì. Una zona che non era per niente bella, no? Fino a 7-8 anni fa, e che piano piano è stata ripulita, in qualche modo, insomma, è stata anche grazie alle persone che si sono trasferite, che Sì, come tu automaticamente. sai, a 2 blocchi da qui c'è la Warner Music, se qui proprio. Esatto. C'è Warner Music, c'è Spotify che si è appena Spotify sta trasferito, c'è una ma tanti ma ristoranti bellissimi, e poi l'età media direi che è 27-28 anni massimo, cioè direi che l'età media è molto bassa in Sì, quella io zona. quello che ho visto, diciamo, la motivazione, io sin dall'inizio la gente mi diceva vai a downtown, però io non Guarda c'ero Tommy proprio Lin che dice, motivazione. scusa, ma dice, ma quindi se vai a prendere un caffè, prendi un caffè al bar, ti trovi Skrillex a mangiare la brioche, digli la storia, cioè è vero che tu sei stato dove? Sì, Nello studio? Skrillex è qui dietro casa mia e io, insomma, sì, l'ho visto, l'ho incrociato spesso e tra l'altro la sua assistente è una mia amica, insomma, è venuta spesso qui Perché in in studio. effetti io mi ricordo, da fan di Skrillex, mi ricordo quando lui fece quella mega warehouse, che sarà la stessa che hai visto tu, dove sta lui, che la pubblicità, non la pubblicità, ma faceva un sacco di video da dentro la warehouse, facendo vedere sia lo studio, ma soprattutto il grande spazio che ha per fare l'allestimento dei concerti, capito? Io sono stato lì, come ti dicevo, in realtà arrivo in questa, eravamo insomma con questa mia amica lì e poi c'aveva dei cani, andiamo, diceva devo andare a mangiare i cani, arrivo dentro sta casa e c'era questa super mega console con tutta, dico Madonna, dico, questo è del mio capo, dico ma lui è musicista, mi fa sì, guarda si chiama Sunny, però è Ah, è meglio vero, conosciuto come sì. Skrillex. Ah, dico, beh, cazzo, che cioè, ovviamente, quindi sta qui dietro proprio. Ci sono Ma qui tante dietro proprio realtà. una via, proprio la Sì. via qui dietro. E anche tantissimi management. Ecco, questa cosa che tu sia lì. Cioè, e poi tra l'altro tu sei in un posto chiave quasi, cioè dove quasi no, Matteo stesso poi confluisce e si piega in due direzioni diverse, dove, cioè veramente il tuo portone poi è fantastico, cioè il tuo Sì, solo già il tuo. il building ci Cioè non pensi fanno. che tanto quella roba lì ti dia energia di brutto, tanto che io ti ricordi ogni volta che vengo lì da Assolutamente. te dico adesso mi trasferisco allo studio in questa zona, cavolo. Assolutamente, cioè il posto qui, ovviamente questo studio in questi ultimi 3 anni ha generato tanta energia, anche perché tra Certo. l'altro sono venute tantissime persone. Adesso sto sentendo con questo discorso del Covid-19, eccetera, sto sentendo forte l'aspetto del non avere nessuno che Certo. gira più, diciamo la zona è abbastanza deserta, però c'è poca gente in giro.
e quindi sto forse apprezzando ancora di più quello che avevamo prima e che Prima. speriamo tornerà presto. Ascolta, figlia, andando verso la parte più tecnica, mi sono sempre chiesto, tu, le tue sculture, le tue opere, fondamentalmente, quali sono i materiali che utilizzi? Cioè, di cosa sono fatte? La maggior parte delle sculture, tipo questa che vedete qui dietro, è una struttura in acciaio interna, però è resina, prevalentemente resina. Però, come avete visto, quella prima, insomma, c'è un pezzo in legno, mogano, ho usato il Certo. marmo. Diciamo che la resina è un materiale piuttosto resistente, anche facilmente, tra virgolette, facilmente lavorabile, nei costi di produzione si può rimanere anche piuttosto contenuti Certo. rispetto all'acciaio, l'alluminio, il bronzo, altri materiali che sono molto più. Quindi è più probabilmente flessibile a livello proprio produttivo. La tua produzione è ancora fondamentalmente per la maggior parte in Italia? Io continuo a produrre in Italia, sto facendo delle prove qui con dei fornitori qui, però ragazzi non riesco ad avere la stessa qualità, i costi sono assolutamente ma molto più alti, ma parliamo di veramente prezzi molto più alti e c'è proprio un rapporto lavorativo diverso qui. Mentre in Italia io con i miei collaboratori, con diciamo, le facilities con le quali lavoro, riesco, cioè vado lì, lavoriamo insieme. Qui arrivi alla reception, non ti fanno nemmeno entrare, non dico nel laboratorio, non ti fanno nemmeno entrare a vedere il pezzo, te lo portano. Quindi è tutto più professionale, però sai, noi siamo abituati alla bottega, quindi Certo. il concetto italiano di bottega lo apprezzo molto di più. Poi diciamocela, Michele, a me fa piacere portare lavoro in Italia, uno, mi Certo. fa piacere fare un made in Italy nonostante io stia qui, e Certo. poi comunque il collezionista che è taiwanese o americano, piuttosto sudamericano che sia, quando compra il pezzo sa che è made in Che è Italy, prodotto in Italia, lo certo. apprezza di più. Ma anche Sì. perché poi la qualità, una delle cose che probabilmente, oltre alle idee, però la qualità esecutiva del lavoro è stata molto apprezzata negli anni. Veniamo Quindi. proprio alle idee che hai appena detto tu, idee. C'è un tratto comune, cioè c'è secondo me, c'è, vabbè, io non è che sono devo io dirlo, però c'è un tratto comune secondo te in tutte le tue opere? Un'idea comune o semplicemente uno sparkle che parte sempre da una zona del tuo cervello, da un'idea? Cioè c'è tanta critica sociale, no? C'è Eh critica sociale, cioè. sì, prevalentemente è quello, prevalentemente io sento la necessità di quando succedono dei fenomeni a livello sociale, come sta Non voglio succedendo. immaginare, esatto, non voglio immaginare cosa sta per succedere. Sto metabolizzando perché poi è stato difficile, è ancora difficile l'aspetto Sì. produttivo perché comunque, come ti ripeto, mancando proprio la relazione reale, no? Perché bellissime le live, bellissimi il contatto con i cellulari, però il rapporto umano reale, no? Certo. È diverso. Però sì, l'aspetto sociale per me è fondamentale, l'aspetto ironico è fondamentale, ovvero che ci sia una ambivalenza tra, ok, pensiamo a qualcosa che ci possa far riflettere, però facciamolo sorridendo, perché Certo. è già talmente pesante del suo la società che se non ci mettiamo a far Sono durare. io gasato quando io ho visto per la prima volta le tue opere e non ti conoscevo assolutamente. Gali mi ha fatto vedere, poi sono venuto da te. Sono gasato, cioè proprio anche un po' fiero di come l'America ti ha preso benissimo. No, perché non era scontato, no? Tu non, No, adesso non so se non tu era è scontato. difficile fare, no, introspezione su se stessi, come è difficile giudicare una canzone che uno stesso ha scritto, è difficile produrre, cioè essere produttori o giudici di se stesso. Però io dico, cavolo, se tu ci pensi, cioè non era scontato per niente, conoscendo come sono gli americani, abitando qui da 8 anni, capito? E anche tu, perché sei anche tu da 8 anni, no? Qui dal Io 2012. 7 anni più o meno, sì. Ecco. Cioè, Non era sono. scontato anche perché sto prendendo la maggior parte dei loro simboli Esatto. e li sto non dissacrando, però li sto utilizzando come strumenti per raccontare altro, no? Quindi no, è stato molto ben accolto. Tra l'altro, anche quando mi hanno dato per meriti artistici la green card, l'officer all'immigrazione, quando mi ha intervistato, io tutto spaventato.
mi dice, la prima domanda che mi fa, mi dice, ma sei venuto a mani vuote, non hai portato niente? Io pensavo, dovevo portare chissà quale documento, dicevo, c'ho il fascicolo, no, ma magari fascicolo, non hai portato nemmeno uno dei tuoi Freaky Mouse, sono un tuo fan, ti seguo da tempo. Quindi questa cosa ovviamente fa piacere, no? Fa piacere il fatto che comunque... Fa il contrappeso rispetto a qualsiasi altra, tra virgolette, critica negativa uno potrebbe fare, no? Cioè, comunque, alla fine, tu per la tua, cioè, se non c'era questa città o non c'era questa cosa, forse non avresti avuto no? La stessa velocità nel Sì. Ma diffondere la tua arte, no? Cioè, in qualche io modo. sono arrivato qui a Los Angeles anche perché io sono sempre stato un fanatico, appassionato della East Coast di New York. Anche quando facevo rap, io ero East Coast, Dai, cioè, io ah sono sì, stato West io Coast, mi ha sempre fatto schifo dove arrivava dalla Discord, a quando c'era G-Funk, quando ero. c'era. Perché era più, capito? Era più veramente, era più basso, come diceva Neffa, basso e batteria, cioè una roba proprio. Mentre qui era tutto molto più morbido, molto Morbido. più. Poi l'ho apprezzata negli anni, l'ho apprezzata. Però per intenderci, quando c'era Tormento, no, dei oddio, com'è? Sottotono. Sottotono e Sì. gli OTR, che poi era Tormento e Saranno Fratelli, io ero più per gli OTR. L'OTR. E io invece penso ero più per il sottotono, difatti. No, ma c'ha anche più senso perché musicalmente forse è anche un po' più interessante, no? Perché c'è Non lo tutto, cioè, so. Sì, però no, in effetti. è più musicale. L'altra invece era proprio, cioè, Wu-Tang Clan, Però io grande fan dei APMD. Wu-Tang Clan, attenzione. Wu-Tang Clan per me, cioè, eccezione, cioè, roba di tutto, Risa, difatti influenzano la cultura ancora produttore. oggi. Cioè, Non lo so, io sarà che poi sono cresciuto con quello, però da joint degli EPMD è uno di quei pezzi che quando lo metto ancora oggi, Madonna, ragazzi, mi viene la pelle d'oca. Com'è stato quando hai visto, non che sia il primo né l'ultimo, ma quando Bieber ti ha acquistato una cosa, cioè com'è avvenuto? Com'è stato? Che non, sono cioè. È stata una figata perché vabbè, da quando sono qui a Los Angeles ho avuto la fortuna di conoscere vari personaggi, insomma, alcuni che hanno apprezzato il mio lavoro, eccetera. Però, sai, Justin Bieber è un po' Mitologico. il Michael Jackson dei giorni nostri, no? Quindi è stata molto paradossale. Poi siamo stati insieme, abbiamo passato una serata a casa sua con lui e la moglie, quindi è stato tutto molto fluido, molto. Poi successivamente ha fatto anche una mostra per un charity per delle scuole, insomma, dei bambini in difficoltà qui a Los Angeles, quindi ci siamo rivisti e no, piacevole, piacevole, perché comunque sia, sai, avere l'apprezzamento concreto da parte di un personaggio ammirabile come lui, perché dal punto di vista musicale, indipendentemente da tutto, Certo. è un genio. Cioè, vedi che c'ha una. C'è qualcosa, no? Cioè, c'è qualcosa di magico, c'è un dono. Nessuno ha dubbi su questo, già a partire da. Scusa, ti faccio anche una. Ti dico, è stato il primo personaggio a essere uscito in qualche modo, neanche, non da, uscito dai social media che non esistevano, ma da YouTube. Perciò è tuttora, pur essendo uscito da un mezzo che potrebbe essere definito effimero e veloce e che, come si dice, che ci propina artisti nuovi ogni 3 mesi, questo è ancora lì, numero uno, capito? Ai vertici di classifica, di gossip, di concerti, di qualsiasi cosa, ci È un sarà. mix di cose che lo rende sovrannaturale, cioè un Ascolta. essere che poi cioè, siamo stati lì a giocare, adesso non so come si chiama il calcio balilla, BFD, no? Io e lui contro Buff Monster, ragazzi, abbiamo fatto 4-5 partite, veramente una situazione, no? Molto easy, però percepisci che c'è qualcosa, no? Come con tutti, Michele, tu hai avuto modo di lavorare con persone che hanno questo dono, no? Lo percepisci subito. Ascoltavo ieri, tra l'altro, una diretta super interessante di Fabio Rovazzi su Twitch con Gerry Scotti. Hanno fatto una chiacchierata bellissima e Gerry Scotti proprio diceva che a voi oggi le raccomandazioni, cioè se non ce l'hai una dote, se non c'è quel contenuto sotto, quanto duri? È Quanto vero. tempo c'hai di carriera, no? Diventi un fuoco di paglia e poi finisce lì. Quindi Ascolta, ancora più che mai oggi.
leggo velocemente due o tre domande prima che mi scorrano, madonna, non so più parlare in italiano. C'è un posto in Italia dove è possibile visitare le tue opere? Chiede Vincenzo. In Italia ci sono due o tre gallerie che sta una a Forza dei Marmi, Venezia, si chiama Bel Air Fine Art, però credo che l'abbiano vendute tutte. Io non ho un rapporto diretto, loro non mi rappresentano, sono dei clienti, Certo. però credo che di recente non... Beh, ci sono diversi collezionisti, però non credo che A hanno casa, la pronto. casa pubblica, però spero presto di poter rifare. Insomma, ritornare a fare una mostra. È nei programmi, è nei C'è programmi. Gioia che ci scrive, Gioia Falaschetti. Eccola, va. La vedo. La sorellina. La sorella che ho conosciuto, ciao Gioia. Senti, Tomilin scrive anche: ciao figlia, scusa la domanda diretta, ma ho visto che ti segue Made in Tio. Non so come si pronuncia, Sì, Made è Made in Tokyo sarebbe, è in... un Ah, ok. rapper, È siamo riuscito con la... già... non so, io non so chi sia, è un artista di... cos'è? Lui è un rapper giovane, molto Ah. giovane, quello che fece quella, diventò famoso anche lui su YouTube con la canzone Uber Everywhere. Ah, Un ok. trapper, piccolino. È venuto un paio di volte pure qua in studio e non abbiamo collaborato. C'erano delle idee di poter collaborare insieme. Io, tra l'altro, quando è venuto qui, cercavo di dirgli se potevamo fare qualcosa un po' più perché i testi, purtroppo, i testi trap americani ogni tanto mi lasciano un po', diciamo, non sono proprio in linea con il mio lavoro. Quindi mi ricordo quando venne qua e dissi: ok, facciamo qualcosa, però magari facciamo qualcosa che possa Diverso. raccontare, insomma, più che beach, soldi, quella che, insomma. C'è una persona che dice: We are waiting for your exhibition in Moscow. Think about it, dice. Oh, yeah. I wanna do the exhibition soon. Maybe, who knows? La Russia è un bel mercato. E adesso, secondo me, questa cosa che sta succedendo, poi quando ritornerà tutto, esploderanno tante cose. Dicevano, no, proprio per quanto riguarda il mio settore, no, che il mercato del live è previsto un aumento nei prossimi 10 anni del 75%. Eh sì. Perché adesso ovviamente si è contratto in una maniera incredibile, però una volta che poi ritornerà normale, ci saranno la voglia, Ma sarà. sarà tutto sold out. Adesso quando ricominciate a fare live, la gente c'ha una voglia di andare a vedere i concerti che scherzi. Ascolta, di tutte le cose brutte, beh, ci siamo anche parlati in privato, cioè brutte intendo dire depressione, o comunque cioè, questo lockdown bene in generale alla gente non è che proprio tanto ha fatto, no? Oltre al dico Questo all'altro. non fa vedere il brand, però è stata tua moglie che mi ha suggerito di andare da Costco. Mai Costco l'ho detto, però ormai sono andato sotto con queste. Madonna, è una... che quando l'ho scoperta la prima volta io leggevo su Google che non facesse male perché ne bevevo così tanto, dicevo, però tutti dicono che anzi è la roba che fa meglio al mondo perché acqua di Dice che cocco. la roba più è l'acqua di cocco più pura in assoluto. Certo, sì. Andavo sotto ormai. Madonna, Dicevi del. dicevo, oltre al lato medico, cioè gente che è stata proprio fisicamente male, ma dico anche alla testa, alla psiche delle persone, bene non ha fatto stare chiusi per 2 o 3 mesi, ma invece. No. Ti voglio chiedere, al di là delle, tutti siamo stati, ci siamo stati un po' sotto, cos'è invece che ti ha, c'è qualcosa che ti ha gasato, gasato, insomma, ti ha creato qualche forza ulteriore per essere più creativo o una tua reazione a questo essere chiusi in casa? Cioè, c'è qualcosa che secondo te questo lockdown sarà di positivo? Te lo Ma ricorderai? ascolta, io come non penso tantissimi, però io essendo single, quindi sono stato da solo a casa e sono stato chiuso a casa per 40 giorni da solo e ho avuto modo, molto modo di pensare. E tra le cose che mi hanno, diciamo, reso piuttosto positivo, c'è stata l'apprezzare quelle persone, quelle poche persone, cioè quando avevo diciamo, un gruppo di persone molto ampio e quindi incomincio, ho avuto modo di poter fare quella selezione e quindi di tagliare, insomma, di dedicare meno tempo a quelle persone per le quali probabilmente Certo. non era così. Questa è stata una cosa, ma la cosa più importante è proprio mi sono reso conto di quanta fortuna ho, no? Tant'è che volevo fare sta t-shirt I'm the luckiest man I've ever met, che poi la farei io, ma la potrebbe portare chiunque e
vivere lo stesso tipo di concetto, no? Come la posso portare io, la puoi portare tu, la puoi portare devo qualsiasi altra persona che riflette sul fatto che è la luckiest person ever met, no? Ascolta, la persona, tu hai la persona più fortunata conosciuta. O sono matto io, cioè, mi fai venire i brividi quando dici, cioè tu hai, quando hai delle idee, abbiamo anche un'altra forse idea, no? Che poi la svilupperemo in privato, che, sì. Cioè ci potrebbe collaborare, diciamo, no? Però cacchio, sai che mi gasi? Cioè tu quando dici questa roba che hai detto della maglietta, cioè mi è venuto il brividino, perché parti da un concetto... Siamo in connessione. No, però tu parti sempre da un concetto molto facile da capire, ma mai banale, che secondo me è la roba più difficile al mondo da fare, che nella musica, no? Si cerca di fare la stessa cosa quando si scrive una canzone, cioè si cerca di parlare a più persone possibili senza però recitare canzoni già esistenti, cioè senza essere banali, ed è difficilissimo, cioè scrivere i grandi pezzi pop inteso come proprio popolari, minchia, è impossibile, no? Cioè è, più si va avanti più è impossibile. E tu hai questa capacità che secondo me messa in musica, questa capacità potremmo spaccare tutto, capito? Cioè fare delle robe, capito? Presente, quando vuoi. Ascolta, volevo chiederti un'ultima... Ah no, però ho visto che c'era qualcuno che ha scritto ancora qualcosa prima che mi dimentico o... Che bella frase, cavoli, vedi che... oddio, no, forse mi sbaglio. I saw you were in St. Petersburg. Vabbè, sei stato a San Pietroburgo, ho sì, capito. Sì, chi è che dice che poi... Sì, sì. Ha scritto Six Dirty Brain Nine. Sì, è difficile capire chi sia uno dietro Six Dirty Brain Nine, però è una persona sono stato, sono stato a San Pietroburgo perché mia mamma aveva un sogno, ovvero visitare l'Hermitage, e quest'estate l'ho portata a realizzare il suo sogno, no? Sono che piccole cose che però sono importanti. Anche perché io devo tantissimo a loro. Cioè, il nome prima di tutti... Quindi mi hanno sono entrato in questo mondo come figlia, e cazzo, cioè, già solo per quello bisognerebbe fargli una cosa e poi ti lascio alla volevo chiederti se tu dovessi, innanzitutto, come ti, cioè, tu vivi molto il rapporto con la comfort zone e il fatto di volerne uscire artisticamente, cioè ci pensi spesso a questo, cioè, non so, due o tre linee di un certo tipo, di linee dico, non so come definire, due o tre progetti di un certo tipo che in qualche modo sono compatibili tra di loro, sono simili tra di loro, ti viene questa roba, io presi la vivo continuamente, no? Dico, cazzo, ma cioè devo proprio, non so, cambiare gli strumenti per cambiare quello che faccio, no? Continuamente, o cambiare studio, cioè, tant'è che io l'ho trovata una benedizione da un lato essere in casa e fare musica in casa, perché tutta l'atmosfera intorno a me è cambiata totalmente, no? Tu questa roba la vivi? Assolutamente, per me il concetto della comfort zone sta alla base di tutto, è una linea sottile, invisibile, sembra una roba che può essere rotta in un secondo, invece è durissima, è resistentissima. E noi italiani ce l'abbiamo maggiormente, e se veniamo dal paese piccolo ancora di più, perché ci sono troppe cose che lasceresti per poter poi andare verso l'incerto, no? E quindi però è proprio quando tu quella linea la rompi e vai verso l'incerto, passi delle difficoltà, però quell'incerto ti racconta una serie di storie incredibili che non conoscevi prima e ti apre completamente la mente. Cosa vuol dire rompere la comfort zone per te? Cioè vorrebbe dire, per esempio, ti faccio un esempio, anche proprio confrontarsi con un aspetto artistico che non è proprio tuo? Assolutamente. Qualsiasi cosa. Per me la più grande è stata quella a 35 anni da solo, prendere e partire e venire qui senza conoscere nessuno. Quindi quella è stata, però mettermi le challenge, no? Quindi metterti una challenge e vedere cosa... All'inizio magari c'è un periodo, tutti i periodi di sofferenza, sai che c'era questa teoria, poi in realtà forse è diventata un mito, perché poi ho fatto una ricerca e dicono che non sia vero, però l'ideogramma crisi in cinese è costituito da due simboli che significasse uno pericolo e l'altro opportunità, no? Quindi ogni momento difficile è una sofferenza, no? Un pericolo, una cosa vista con paura, però nello stesso tempo è l'opportunità che ti dà poi il campo per poter, quindi come questo momento in particolare, come qualsiasi challenge, ovvero una sfida che tu fai in qualcosa che prima non avevi mai toccato, mai assaggiato, no? E quindi a quel punto proprio il provare questa cosa nuova
ti mette in difficoltà, poi però ti dà le soddisfazioni. Pensa quando fai uno sport o anche uno strumento, no? All'inizio, che quando cominci a suonarlo non sai dove mettere le mani, poi piano piano quando progredisci che resisti, perché probabilmente molti in tutte, diciamo, le arti hanno abbandonato molto prima. Però se resisti, metti un po' da parte l'ego, resisti, quando superi quello scacco proprio che è quello della comfort zone, no? Del dire, vabbè, io sto bene qui perché devo andare lì e rischiarmi. E poi è una figata, ragazzi, una droga. Poi diventa una cosa della quale non puoi far più a meno, no? È una Tra l'altro, necessità. sugli strumenti musicali, secondo me, no? Cioè, riguardante la comfort zone, c'è un discorso da fare figo che ne facevo con Alex Alessandroni, che tu hai conosciuto tra l'altro l'altro giorno. Lui lo facevo riguardante il pianoforte. Cioè, dicevo che ovviamente, come per tutte le arti e per tutte le professioni, è importantissimo studiare la conoscenza, perché non si può. E poi è importantissimo dimenticarsi ovviamente quella conoscenza e diventare più creativi, sapendo le regole fondamentali, ma poi facendo finta di Però hai dimenticare. toccato un punto importante, perché la conoscenza e dimenticare la conoscenza è fondamentale. Che succede oggi invece, Michele? Oggi già si vuole cominciare, i cosiddetti millennial vogliono già dimenticare senza aver appreso però prima. E quindi questo dimenticare ciò che non sai ti porta a un Dico io automatismo banale. senza essere né creativo né troppo giudice, allora porta a quello che succede nella musica, ai cosiddetti one hit wonder, cioè fai un pezzo e poi non riesci a replicare il successo. Perché? Certo. Perché non avendo un lavoro dietro di te, una knowledge, un percorso, il talento è innegabile, cioè tu puoi avere il talento senza avere la knowledge, capito? E però ti crea un successo, poi replicarlo è impossibile, difficilissimo. Tradotta in maccheronico potrebbe essere pure detta anche botta di culo, no? Cioè, Sì, fai una anche botta cosa, di ti culo, mette il magari culo botta di troppo. talento. Sì, ma ecco, no, però volevo elaborare ulteriormente. Una cosa interessante negli strumenti è che tu, quando hai la conoscenza e te la dimentichi, però pratichi tutti i giorni, no? Per dire, uscire dalla comfort zone certe volte è anche che vai in vacanza 20 giorni, però hai studiato una vita e sei un musicista della Madonna per 20 anni. Quei 20 giorni in cui non pratichi più, se poi quando torni sei focalizzato, è come se quasi. Vorrei dire una roba volgare, ma non la dico. È come se tu toccassi quando ti fai le pippe con la mano un po', cioè, sai che ti fai le pippe con l'altra, cioè, tu fai, suoni il pianoforte, l'hai suonato per 30 anni, ma dopo 20 giorni che non lo pratichi, ti sembra nuovo, cioè, ti sembra che la tua mano sia nuova sul piano. Capito, capito, E molto quella interessante. piccola window che dura un giorno, 2 giorni, secondo me è fantastica. È successo a me non so, anche quando programmavo, cioè stavo per 20 giorni a programmare il computer, le batterie, non so, delle robe pazzesche, però poi entri in una comfort zone, ce cioè le fai sempre uguali. Vai via, stacchi, ritorni dopo che per 20 anni comunque, cioè non è che hai perso la manualità, ma hai perso quel tipo di tram tram quotidiano e per 2 o 3 giorni sei illuminato e fai delle cose perché un po' ti sei, tra virgolette, dimenticato quel modo che usavi fino a 20 giorni prima, capito? Interessante, interessante questa cosa, soprattutto in virtù di questa, di quarantena da single, quindi probabilmente tornerò a ricordarmi. Ascolta, Fidia, io ti ringrazio tantissimo. Un Tanto piacere. ci sentiamo per i nostri canali privati, faremo Assolutamente, mille assolutamente. cose. Ti saluto, ti ringrazio e poi la salvo anche questa cosa, così la Sì, gente se la sì. rivede. Dai. Assolutamente, grazie a te per l'invito e buona giornata, ci vediamo presto. Dai, Ciao a a tutti quelli tutti. che hanno Ciao, seguito. ciao, ciao Fidia, ciao, ciao, Ciao. ciao. Ringraziamo Fide, è stato carinissimo, ci ha dedicato più di 40 minuti del suo tempo, ci ha fatto vedere anche un po' il suo workplace, in una zona di Los Angeles che peraltro gli invidio molto ogni volta che vado, a parte che da un po' che non vado, da un po' che non prendo la macchina, però ogni volta che vado in quella zona mi gaso per l'energia che uno respira già solo camminando per Mateo Street. Va bene ragazzi, lo salvo, speriamo che non cresci come per la puntata di Luca Carboni, così ce lo riguardiamo tutti dopo e noi ci vediamo invece lunedì, dopo farò le news che le ho già salvate, ma mi mancano ancora 2 o 3 cose nuove che sono uscite ieri. Non so se sapete che ad esempio Plugin Alliance ha aggiornato con l'AMEC 200, che è una combinazione di un 8200 particolarmente bello della Massenburg e di un altro hardware. Perciò 2 o 3 cose che sono uscite oggi, è uscito il fix anche di Universal Audio al problema che avevano creato con la 9.12, perciò finisco di mettere quell'elemento, e mentre lunedì, come sapete,
dai nostri piccoli trailerini, avremo Zef. Poi settimana prossima avremo anche una bella annuncio da farvi di una nuova specie di rubrica, un'idea che ho che andrà 10 minuti ogni sera intorno alle 10 di sera, orario italiano. Ci vediamo lunedì. A presto. Stiamo provando ancora Twitch, come dicevo, perciò non è detto che faccia dei Twitch esplorativi di prova durante il fine settimana, preparandoci anche per qualcosa di nuovo su Twitch. A presto, ragazzi. Ciao, 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 ciao.